Assolti per non aver commesso il fatto. Amanda Knox e Raffaele Sollecito non hanno ucciso la studentessa inglese Meredith Kercher a Perugia la notte del 1 novembre del 2007. È una sentenza clamorosa che ribalta quella della Corte d'Appello di Firenze, che aveva condannato i due giovani ex fidanzati a 28 e 25 anni di reclusione. Per la Cassazione non hanno commesso il fatto, dunque innocenti in via definitiva. Per Amanda e Raffaele finisce un incubo durato 7 anni e mezzo. Per la giustizia italiana invece iniziano molti interrogativi sulla sua consistenza, tenuta e affidabilità. Allora, Emilio Orlando di Repubblica, vogliamo ricordare le tappe di questa complessa vicenda processuale? Allora, nel novembre del 2007, c'è il delitto di Perugia, un delitto che ha suscitato un forte interesse mediatico proprio per il dubbio e per il modo con cui sono state condotte le indagini. Nel 2009 si giunge ad una condanna veloce per il responsabile, per Raffaele Sollecito e per Amanda Knox, per aver accusati di aver partecipato attivamente al delitto, addirittura di aver tirato la povera ragazza in un tranello dentro la casa di Perugia. Nel 2011 arriva la prima sentenza che ribalta questa condanna e rimanda alla Cassazione una nuova decisione per decidere la rivedibilità del processo. Nel 2013 un'ulteriore sentenza della Cassazione ribalta questo verdetto, rimandando alla Corte di Cassazione, quindi alla Procura Generale, l'esito del processo. Ieri, dopo 7 anni e mezzo, appunto, è finita questa controversa vicenda giudiziaria. Le indagini che adesso appaiono con questa sentenza della Cassazione fragile e approssimativa, e quelle indagini che portarono all'incriminazione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito, scoperchiarono una realtà giovanile universitaria perugina alquanto preoccupante e pruriginosa. In quei giorni del novembre del 2007, le cronache dei giornali fecero proprio a gara per mostrare gli aspetti più inquietanti della vita dei giovani universitari perugini provenienti da ogni parte del mondo. Sesso, droga e rock and roll sembravano proprio gli ingredienti essenziali della loro vita quotidiana. Buongiorno a Stefano Pieri, psicologo. Lei conosce bene quella realtà. Esagerazioni giornalistiche oppure aspetti reali dei giovani perugini? Ma dei giovani che vivono in certi tipi di realtà, sicuramente non hanno esagerato i giornalisti. Perugia è una realtà complicata da questo punto di vista, quindi molti studiano, ma molti altri ragazzi non studiano, insomma, ecco, sono lì essenzialmente per passare molto tempo in modo diverso da quello che è un impegno universitario. Certamente la città favorisce questo degrado giovanile. Ecco, sono passati 7 anni e mezzo da quell'omicidio, ma è cambiata adesso, ad oggi, diciamo, la realtà giovanile a Perugia oppure è rimasta? Ma sicuramente c'è un'attenzione da parte della regione, da parte dei servizi sociali, sicuramente c'è più attenzione anche di alcuni tipi di amministrazioni. Parliamo per esempio carabinieri, polizia, sono molto più attenti a quelle che sono manifestazioni pericolose dei giovani. Io ho collaborato anche col Comando Generale per diversi anni, Comando Generale dei Carabinieri, proprio per cercare di porre più attenzione a quella che sono manifestazioni nevrotiche, manifestazioni quindi pericolose, comportamentali pericolose dei giovani. Sicuramente problemi ce ne sono ancora tanti.